saraceno. Ho 35 anni e sono stata Covid positiva. Il giorno del mio compleanno mi ha chiamato la sanità pubblica per dirmi che il mio tampone era positivo. E i sintomi erano chiari, quindi me l'aspettavo, però mi è caduto il mondo addosso. Da quel momento in poi sono iniziati la dispnea grave e i sintomi più forti. Fortunatamente sono riuscita a gestire la maggior parte dell'emergenza da casa mia attraverso i medici delle unità speciali del territorio, ma qualche volta sono andata anch'io tra le sale e i corridoi dell'ospedale per tutti gli esami di accertamenti. Mi ricordo che ogni volta che incontravo un medico era sempre una cosa un po' strana, perché avevi questa sensazione di poter contagiare e mettere in pericolo di vita una persona semplicemente respirando vicino, quindi, e loro lo sapevano bene, quindi avevano una gran paura della vicinanza, del contatto. Nonostante ciò dovevano avvicinarsi, dovevano avere contatti e nonostante la loro paura, i loro occhi, che erano l'unica cosa che si vedevano nascosti sotto questi scafandri di roba, ti trasmettevano sempre un grande abbraccio. Quegli occhi lì, nonostante tutte le paure, nonostante le ore immense che passavano lì dentro e anche le immagini che vedevano, perché io, essendoci passata da quei corridoi, ho visto un ospedale ribaltato, nel senso che non era più l'ospedale di sempre, era tutto riorganizzato in assetto da emergenza e non erano le solite chiacchiere standard che facevi con i pazienti che passavano più tranquilli o meno da quei corridoi. E nonostante tutto questo, i loro occhi ti trasmettevano un grande.